Anche nei momenti magari un po' più difficili, ho sempre visto un Verona approcciare in maniera perfetta la partita, quello che accadeva già dalla prima giornata, nelle prime giornate. Però poi in effetti c'è sempre una sorta di calo, mi sembra più mentale, oppure non so come lo spieghi, questa è la domanda. Magari anche gli avversari che ci sono e prendono delle contromisure. E questo che fa ancora più rabbia, perché anche a Vicenza, al primo quarto d'ora, si sono create tre situazioni troppo determinanti, troppo decisive per far male all'avversario. Con il Perugia questa è una costante, vuol dire che l'approccio alla gara è sempre giusto e chiaramente una gara non dura 20 minuti. Dobbiamo avere la capacità, la forza di mantenere queste cose, di gestire la gara in maniera diversa. Su questo sì, che possa essere mentale. Fisico non lo è perché abbiamo i dati e quindi vorrei poter dire va bene fisico, ma non lo è. E quindi insomma è la capacità di gestire queste situazioni come facciamo nella prima parte del campionato, dove riusciamo ad avere sempre un grande approccio e poi anche continuare sulla falsariga dei primi 20 minuti. Poi immagino sia sempre importante, se non fondamentale, l'apporto che arriva dalla panchina. In questo senso sei abbastanza soddisfatto oppure pretendi qualcosa in più da chi entra e che può decidere o girare anche le partite? Questo è vero, quando la squadra andava ha fatto grandi cose, anche chi subentrava faceva grandi cose. E questo è molto condizionante, è così. Purtroppo è così quando è in difficoltà, quando praticamente l'inizio della gara o la gara si sta facendo difficile, i subentri sono condizionati poi da tutto il resto, da tutto il resto della gara. Quindi non, a mio avviso l'altro giorno Zugo è entrato alla grande, è l'unico che nel secondo tempo abbiamo tirato tre volte in porta anche se non si vedeva. Due occasioni l'ha avuta Zuculini, quindi ha avuto un buon impatto anche Daniele, nonostante la sua settimana molto particolare. Io sono contento della rosa in pieno, di tutti quelli, della crescita. Vedo dei giocatori fortemente in crescita. Qualcuno può avere un calo fisiologico perché ha tirato la carretta così per lungo tempo, però della rosa sono pienamente soddisfatto. Però si avvicina, chiaro che adesso siamo concentrati sul campionato, però si avvicina anche il mercato che può essere una risorsa da un lato, ma anche un problema, perché sappiamo che purtroppo gente che magari trova poco spazio nelle ultime partite potrebbe non mettere quella voglia che ci si aspetta ed è giusto attendersi. Quindi diciamo, co come vedi No, beh, la questa vicina? è troppo una cosa forte, insomma, qui abbiamo Sappiamo le davanti. dinamiche, adesso non vado nello specifico, però purtroppo capita anche questo. Sì, però voglio dire, adesso abbiamo tre partite importanti, per cui delle valutazioni di mercato al 31 dicembre e ho giocatori al di là anche di quelli che hanno trovato meno spazio di altissima professionalità e quindi non lo vedo queste cose, non vedo qualcuno che possa tirare remi in barca assolutamente, perché sennò starebbe fuori, non in panca ma fuori, non verrebbe neanche a Peschiera, quindi non vedo questo tipo di problema. Adesso affrontare le gare e poi il tempo per mercato verrà affrontato. Io adesso devo trovare i giocatori giusti, in questo momento sfruttare quelli che hanno più energie dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, questo sì, e questa è la mia competenza, il mio compito. E non perché qualcuno possa abbandonarsi o non essere professionale. La situazione Ganz, lui probabilmente si aspettava qualcosa di più, però quando hai davanti uno come Pazzini fa anche un po' fatica. C'è la possibilità nelle prossime partite magari di vedere qualcosa di diverso con Ganz in campo insieme a Pazzini? Chi lo sa, ma noi tante volte l'abbiamo fatto in corso e Simone è fa parte del gruppo, l'ho utilizzato, ci ha dato una grande mano, domenica ha fatto la sua gara, ma vedremo perché no, dall'inizio o in corsa, vediamo se Simone può essere, e non credo che adesso, ripeto quello che dicevo prima, un discorso di uomini, di tattica e di moduli, è un discorso di mentalità, voglio una mentalità più forte, più convinzione per affrontare una gara, voglio una grande reazione, che poi sarà Simone con Pazzini. O Cappelluzzo, un altro a me cambierà poco. Questo secondo me inciderà poco. Inciderà molto la forza del gruppo di affrontare la gara.